Ciao, io sono Matteo Valenza. Oggi vi parlerò della nuova Renault Twingo elettrica. Se non avete mai visto un'auto elettrica o non sapete come funziona, magari avete paura che sia troppo complicato, non vi preoccupate, vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere in questo breve video. Ma prima di tutto parliamo di lei, la piccola ed iconica Renault Twingo. È una vera e propria city car, lo dicono le sue misure. È lunga 3,61 m per 1,65 di larghezza e 1,56 di altezza, con un passo di 250 cm. Il baule da 240 litri basta per riporre le buste della spesa e se abbiamo bisogno di più spazio possiamo sempre abbattere i sedili. Ed è piccola anche nel peso, pesa solo 1112 kg. Ha un motore elettrico sul retrotreno da 60 kW che spinge Renault Twingo fino a 135 km/h. Le dimensioni ed il peso si traducono in una manovrabilità invidiabile. Pensate che questa piccola city car ha un raggio di sterzata veramente minimo, circa 4,3 metri, e non avremo mai problemi di parcheggio. Ma prima di parlarvi delle varie tecnologie, continuiamo approfondendo il discorso elettrico di Renault Twingo. Vedete questo piccolo badge? ZE? Sta ad indicare zero emissioni. Sì, perché Renault Twingo è 100% elettrica, quindi non c'è bisogno di fare benzina o diesel o metano. Dimenticate tutto, basta una presa della corrente per ricaricare qualche chilometro. La batteria è da 22 kWh. Se non sapete cos'è un kWh, vi basta prendere una qualsiasi bolletta di casa vostra e vedrete indicato il costo al kWh. È l'unità di misura apposita per l'uso e stoccaggio dell'energia. Più o meno un kWh si paga attorno ai 14-18 centesimi di euro, quindi più o meno ricaricare completamente a casa vostra una Renault Twingo costerà circa dai 3 ai 5 euro. È facile come ricaricare il cellulare la sera prima di andare a dormire, anche se Renault Twingo è un'autovettura, basta collegarla alla corrente ed il gioco è fatto. E come si collega? Beh, c'è un caricabatterie con una presa Schuco, quella del ferro da stiro per intenderci, che è in dotazione con ogni Renault Twingo, oppure potete ricaricarla con una colonnina dedicata, installabile a casa vostra con il minimo sforzo. Se acquistate una Twingo dalla concessionaria Gruppo Carmeli, un loro incaricato specializzato nella posa di impianti di ricarica domestici verrà a casa vostra ad effettuare un sopralluogo completamente gratis. E se siete fuori casa o non avete un box, come fare a ricaricare? Non vi preoccupate, sempre Gruppo Carmeli ha pensato anche a questo. Vi fornirà una smart card per ricaricare nelle colonnine compatibili disponibili in tutta Italia. Qui alle mie spalle, ad esempio, ci troviamo ad una stazione di ricarica di Enel X. Siamo a Brescia, in Franciacorta, ma sono veramente sparse su tutto il territorio italiano. Al momento è la più grande e capillare rete di ricarica d'Italia. E con la tessera del Gruppo Carmeli, ricaricare è facilissimo. Basta appoggiare la tessera qui, premere ricarica, collegare il cavo ed il gioco è fatto. Ah, dimenticavo, questo cavo si chiama Type 2, è in dotazione con ogni nuova Renault Twingo ed è lo standard europeo, quindi ovunque voi andiate con la piccola Twingo troverete sempre il modo di ricaricare. E già qui si cominciano a vedere i primi vantaggi. 180 km di autonomia con un prezzo del genere, insomma, non è affatto male. Se poi consideriamo anche che non ci sono altri costi aggiuntivi, come ad esempio il bollo. Perché sì, non ve l'avevo detto, il bollo non si paga sulle auto elettriche, almeno per i primi 5 anni, e poi solo al 25% in quasi tutte le regioni. Chi abita poi in Lombardia e in Piemonte è il più fortunato, perché lì il bollo non si paga per niente. Ed oltre al bollo e al carburante, cos'è che fa spendere di più quando parliamo di automobili? La manutenzione, certo. Ecco, le auto elettriche devono comunque fare tagliandi e le revisioni sono comunque obbligatorie, anche se in realtà c'è ben poco da revisionare o tagliandare. Diciamo che controllano se i vari fari funzionano, le gomme sono buone, cambiano i filtri dell'abitacolo e poco altro. Sì, perché le auto elettriche hanno pochissima meccanica, non c'è trasmissione, non c'è il cambio, quindi tutte queste parti non si possono rompere, non esistono. Quindi un'auto elettrica, sotto questo punto di vista, è molto più semplice, ergo zero manutenzione. Ma tutte queste cose che mancano si traducono anche in una maggiore abitabilità degli interni. Come vedete, infatti, Renault Twingo è molto spaziosa, comoda,
Beh, e vabbè, io sto comodo dappertutto, ma vi assicuro che anche una persona alta non avrà problemi a guidarla. Oltretutto è a 5 porte, quindi se avete un bambino piccolo non avrete assolutamente alcun problema ad entrare ed uscire, ad esempio, con un seggiolino. Ovviamente la piccola Twingo è dotata di attacchi Isofix sui 3 sedili, sedili che devo dire essere molto curati esteticamente ed anche veramente comodi. In generale la qualità costruttiva e la qualità dei materiali mi ha sorpreso positivamente. Appena entriamo siamo accolti da una plancia con colori a contrasto che ritroviamo sul volante, sul cambio, sul quadro strumenti e sulle bocchette di areazione. E a proposito di quadro strumenti, qui abbiamo un display da 7 pollici, quindi abbastanza grande per essere ben visibile, che oltre alle normali funzionalità di un sistema classico infotainment dei giorni nostri, quindi radio navigatore integrato eccetera, ha anche disponibile Android Auto ed Apple CarPlay. Quindi potrete connettere il vostro telefono mentre si ricarica con la porta USB qui sotto e sfruttarlo per ascoltare musica con Spotify o utilizzare le funzioni avanzate di Google Maps, ad esempio. Quasi dimenticavo, a proposito di smartphone, Renault Twingo dispone di una connessione ad internet gratuita che vi permette di controllare l'auto a distanza tramite un'app per lo smartphone. Potrete riscaldare o raffrescare l'abitacolo, individuare le stazioni di ricarica più vicine, far partire o terminare una sessione di ricarica e tanto tanto altro. Però ora basta parlare, andiamo a farci un giro. Prima di tutto, come vi ho già detto, è molto comoda e questa comodità si sente anche grazie alle sospensioni che sono veramente molto morbide e allo sterzo che è altrettanto morbido. Ricordiamoci che questa è un'auto da città e sentite sotto i 30 km orari. Questo rumore è il pedestrian warning. Tutte le volte che stiamo sotto i 30 km orari avvertiamo questo rumore, che è tipico di casa Renault, lo troviamo anche sulla Zoe appunto, per avvertire i pedoni che stiamo arrivando, cosa molto importante. Altra cosa molto importante è la frenata rigenerativa, che si inserisce con la leva del cambio in posizione B, e questo serve per ridurre ancora di più i consumi. Oltretutto abbiamo una modalità eco che si inserisce premendo il pulsante lì sotto, e Renault dichiara che in modalità eco Twingo elettrica fa circa 215 km. E come ausilio di sicurezza alla guida abbiamo un allarme sonoro che ci avverte quando sorpassiamo la linea di mezzeria. In generale posso affermare che guidare una Twingo elettrica in città è molto molto comodo, quindi la consiglio. Se volete acquistare un Renault Twingo, questo è il momento giusto. Approfittando degli incentivi potreste portarvela a casa con circa 11.500 euro o 89 euro al mese in caso di rottamazione, grazie agli ecobonus statali e alla forte spinta che sta dando Renault al mondo dei veicoli elettrici. Quindi direi di andare a fare un salto in concessionaria e se siete di Brescia andate da Gruppo Carmeli. Troverete personale qualificato, preparato ad ogni vostra eventuale domanda e a tanti servizi gratuiti dedicati alla mobilità elettrica, sopralluogo, tessera per ricariche, wallbox convenzionate e tanto altro. Bene, allora, vi è piaciuta la nuova Renault Twingo? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto e andate a vedervi qualche mia altra avventura. Trovate tutto quello di cui ho parlato oggi qui sotto in descrizione nel video. Ci vediamo presto, ciao!